Una legge del Consiglio regionale vuole realizzare un numero importante di opere nei luoghi della vita della comunità aquilana pre-terremoto. La prima delle opere è quella che abbiamo inaugurato oggi, che è questa coperta di 309 riquadri in bronzo, e l'abbiamo inaugurata a Donna, che è stata uno dei luoghi del comune dell'Aquila che ha subito le maggiori vittime. È stato anche il luogo di uno storico discorso del presidente Berlusconi nella immediatezza delle fasi post sisma 2009, quando vi era la ripresa delle fasi di ricostruzione durante l'anniversario del 25 aprile. Oggi è il luogo in cui avviene la prima inaugurazione, che devo dire è stata molto apprezzata. L'artista è riuscito a cogliere al pieno il significato della nostra legge, la comunità di Onna ha accolto questa opera come segno ulteriore di vicinanza, il comitato delle vittime si è sentito assolutamente rispettato nella scelta, che ha sia il valore di una forte narrazione che la bellezza del tratto di un'opera d'arte, quindi credo che sia stato fatto un buon lavoro. Onna è sicuramente il simbolo del terremoto del 2009 colpita dalla grande distruzione, e da qui il Consiglio regionale inizia a voler attraverso una serie di opere ricordare. Se verranno installate oltre 20 su tutto il cratere del 2009, ma non è solo un ricordo, è una memoria condivisa che si deve proiettare in futuro per le giovani generazioni, affinché non si disperda tutto il patrimonio che noi abbiamo acquisito in questo terremoto. Non bisogna mai abbassare la guardia, e le nuove generazioni purtroppo si diluisce questo sentimento, debbono avere dei punti in cui fermarsi e riflettere. Qui a Onna siamo presenti per aprire e verificare dal profondo, diciamo così, della nostra sensibilità, quando abbiamo deciso per l'appunto di intraprendere questa strada di ricordo. Oggi è una realizzazione, diciamo così, concreta di quello che abbiamo portato avanti. È un momento di grande trasporto emotivo, tengo a sottolinearlo, e ringrazio il Consiglio regionale, tutti consiglieri regionali che hanno sostenuto questo progetto, l'avvocato Maurizio Cora, che è stato parte attiva di un processo di condivisione. Oggi sono profondamente felice di questa occasione di incontro.